fase calda dell'RC Sport comincia dai quarti di finale. Uno di questi è Maldita contro Garra Crema. Ci si attende grande spettacolo, grande ritmo ed effettivamente è così. Comincia subito Biba che sfonda e calcia sul primo palo. Inganna Paloschi che sceglie l'altro angolo ed è 1-0 Garra Crema. Garra continua a spingere sull'acceleratore, ovviamente si affida al suo uomo migliore Biba, che ci prova anche col mancino dall'altra parte. Altra palla verso Biba al limite, stavolta Paloschi fa buona guardia e mette in calcio d'angolo. Biba poi completa il suo slalom gigante col mancino. Fa 2-0 Garra Crema. L'occasione per riaprirla per Maldita arriva dagli 11 metri. Ci pensa Fabris Mistretta a fare l'1-2. Biba ci prova anche da fermo, solo illusione del gol con la palla che finisce sull'esterno della rete. Lo stesso Biba però continua a dipingere calcio. Classica mossa con i piedi per Paloschi. Sul finire di primo tempo Maldita ha un'occasione enorme con Pasquetti per firmare il 2-2. Maldita ci crede nel secondo tempo ma lascia spazi. Contropiedi di Biba che completa il suo show. Poi Wericon dentro verso Caglie sul secondo palo. Garra Crema non la chiude. Per chiuderla ovviamente serve il lampo del numero 10. Ancora Aldair Biba va a segno per la quarta volta nella sua serata. E nel finale di gara arriva l'emblema della partita di Maldita che non riesce a metterla dentro da pochi passi. L'arbitro fischia tre volte e manda in semifinale Garra Crema.